caro Peppino, tu, vestito da milanese, sei ridicolo. Ah, perché tu no? E che c'entri, io sei voluto. Buongiorno Milano. Ha salutato. E beh, a Milano sono persone educate. Saluto. Buonasera, signor. Buonasera. Milano fa parte di C40, un'associazione che ha deciso di mettere in piedi una task force e l'ha affidata a me. Complimenti! Complimenti! Ma al contempo ha scritto al presidente Fontana: chiudo la fontana, piglio i soldi, apro la fontana e tu. Una mia stretta collaboratrice ha questo virus, persona che io stimo tantissimo, che mi aiuta tantissimo, una persona bravissima. È affascinante, non turbante, e oserei dire, se mi è permesso, adiacente. Per ora non ho contratto alcun tipo di infezione. Abbia fede. Sono sempre io. Anche se sono... Cosa fa? Abbiamo iniziato oggi la distribuzione di uova... Di uova bulgare, che mi sono pervenute da Monza, via mare. Colombe. La colomba cocozza. Le destineremo alle nostre sanità. 3.000 impiegati, 3.000 cocozze. Basta corse, bisogna rimanere a casa. Ah, e chi l'ha messo? Chi ci vuole, per carità? Abbiamo avuto una riunione operativa per approfondire il discorso dell'ospedale. La clinica l'ho bisogna libera, io ci devo squazzare dentro. L'OMS è venuto, ha visitato gli ospedali. Gli ospedali, tutti pieni, i cimiteri esauriti, non si sono composti neanche a pagare l'1.000.000. E alla fine ci hanno fatto i complimenti e ci hanno chiesto del modello perché volevano prenderlo come esempio per il resto dei paesi. Buona questa! Peccato che l'ho sciupata così. Sono uscito dall'ufficio alle 8:30 e i milanesi, quando vi vedevano, che dicevano? La città era assolutamente deserta. L'hanno evacuata. È stata sfollata? Gli americani li abbiamo messi a Cremona. I russi mi cercano! Se arrivano i cinesi, forse arrivano i cubani. Ma no, è la notte cubana. Ti piaceva tanto la notte cubana? Io so che nelle nostre competenze non rientra disporre delle forze dell'ordine per la definizione della chiusura della zona rossa. Cavalieri, si informi. Ho approfondito la situazione della zona rossa, cioè avremmo potuto farla noi? Sì. Ah sì? Nessuno infanghi il lavoro rigoroso, serio e inappuntabile, come avete visto, di Regione Lombardia. Punto! Se faremo tutto ciò, ne usciremo. Buona giornata. Due punti!